Amici del Caleidoscopio a Casalizia, benvenuti ad una nuova puntata di questa striscia che si occuperà di politica e delle elezioni regionali in programma il 24 marzo. Oggi con noi abbiamo in studio l'avvocato Rocco Fuina. Buonasera avvocato. Grazie per l'invito. Grazie per essere qui con noi. Rocco Fuina è candidato alla carica di consigliere regionale nella lista della Lega, noi con Salvini o Salvini Premier. Nel suo curriculum politico ricordiamo un incarico istituzionale qui a Pisticci, quello di Presidente del Consiglio Comunale, che ha ricoperto per quasi 4 anni. E, allora, intanto, come nasce l'idea della candidatura, a parte diciamo la collocazione, proprio l'idea di candidarsi alle regionali? È un'ambizione che nutriva già da tempo, delle richieste, un'occasione? Ecco, come è nata? Ci racconti un po'. Allora, prima d'ora non ho mai avuto velleità di candidature regionali. Mi è stata chiesta la candidatura da alcuni appartenenti al partito della Lega Salvini Premier. Avevo dato anche la disponibilità nel caso in cui fosse servita la mia persona e la mia esperienza politica. Diciamo che c'è stato un rapporto stretto tra offerta e proposta, e quindi diciamo che l'idillio è nato negli ultimi 2 o 3 mesi. Dall'inizio di questa esperienza politica, di circa 1 anno e mezzo fa, non si parlava di candidatura, si parlava soltanto di sposare un progetto nuovo, quello della Lega, ovviamente. Quello della Lega, con nuove, diciamo, nuove persone, nuovi amici di cordata, e nasce tutto il progetto di una nuova Lega per la Basilicata dalla candidatura al Senato del collega avvocato Pasquale Pepe, il quale è stato proprio il senatore Pasquale Pepe a coinvolgermi direttamente prima della sua elezione, quindi durante già la sua candidatura del marzo 2018. E quindi in sostanza la scelta della Lega non è stata a questo punto casuale, ma frutto appunto di un percorso condiviso, come ci ha raccontato. Come un meridionale si approcci rispetto al cittadino elettore portando la bandiera della Lega? Cioè, c'è sempre questa osservazione, diciamo, elementare, se vogliamo, in qualche modo, cioè un meridionale non può votare Lega. Certo. Su questo, ecco, cosa bolle in pentola? Cioè, qual è la situazione? Cosa riscontrate voi? Allora, ho riscontrato immediatamente una differenza netta da un anno a questa parte. Cioè, se prima la Lega Salvini Premier veniva considerata come l'espressione massima di un potere nordistico, adesso invece, con il passare degli anni e con l'esploit che ha avuto al sud la Lega, diciamo che le reticenze e i dubbi nei confronti di questo movimento politico vengono meno anche qui in Basilicata e al sud stesso. Sarà sicuramente frutto di una operazione governativa portata avanti dal ministro Salvini, leader di questo partito, leader indiscusso del partito Salvini Premier. Sarà sicuramente il raggiungimento degli obiettivi dello stesso ministro degli interni. Insomma, ci saranno una serie di motivazioni che hanno portato. Sicuramente è cambiato tutto, e le garantisco che è cambiato davvero tutto nel giro di semplicemente 12-13 mesi. Cioè, quindi è caduta questa barriera ideologica, se assolutamente vogliamo. Sì, anche perché per quanto in 1 anno e mezzo si possa conoscere una nuova formazione politica giunta qui al sud, si può soltanto dire che, così come ci rappresentano i nostri stessi onorevoli o senatori della Lega, non si vuole cambiare nulla al sud, si vuole soltanto portare un modello di amministrazione del nord, quindi senza stravolgere tutto, però diciamo che loro porterebbero l'esempio Lombardia, l'esempio Veneto, anzi vorrebbero, usiamo il condizionale che è d'obbligo, traslarlo e trasferirlo all'interno delle amministrazioni del sud, dove magari qualche deficit amministrativo e burocratico è molto più accentuato rispetto alle regioni del nord. A questo punto le chiederei, quanto è stato difficile per lei sposare la causa della Lega, appunto da meridionale,
Non ho avuto assolutamente nessun tipo di problema, anche perché penso che in un mondo così globalizzato, che ci porti a pensare che ci sia una differenza tra nord e sud all'interno dell'Italia, insomma, non, sicuramente non ha inciso negativamente sulla mia decisione. L'ho sposata immediatamente perché sapevo che l'intenzione di questo partito, di questo movimento, fosse solo e semplicemente trasformare in meglio il sud, basta, non altro. Passiamo, diciamo, alle proposte, no? Nel caso dovesse vincere il centrodestra, quindi anche la Lega, secondo lei quali sono i primi tre provvedimenti da adottare, o meglio, diciamo, i tre ambiti sui quali intervenire immediatamente? Allora, prima di tutto dovremmo andare a mettere mani alle royalty del petrolio. Questo 2019 è l'anno in cui il contratto o i contratti con le società di estrazione petrolifera dovrebbero trovare la scadenza naturale. Attualmente prendiamo circa il 3% su per giù dalle royalty del petrolio, quindi la prima cosa che dovrebbe fare il nuovo governo la diciamo la modifica e la rinegoziazione del contratto, dei contratti di estrazione con le grandi società petrolifere. Due, università relativa alla medicina, quindi è l'unica e la seconda regione in Italia carente di una facoltà di medicina. È vero, abbiamo Bari che per nomea è un'ottima università, però noi abbiamo una grande regione, è vero, con densità demografica molto molto limitata, ma abbiamo qualche ospedale che funziona, qualche perché non tutti, ma necessita di una facoltà di medicina da cui far nascere le nuove menti e i nuovi medici lucani. Questo è il secondo provvedimento che secondo me dovrà essere adottato immediatamente, almeno una piattaforma sulla quale bandire dei concorsi per l'apertura di questa nuova facoltà. Il terzo punto invece? Terzo punto, per quanto riguarda la la regione, quindi se dovesse andare il centrodestra avanti, sarebbe la riduzione, almeno in house e quindi nella regione Basilicata, di cioè lo snellimento della burocrazia, quindi gli uffici preposti alle accettazioni di domande o quant'altro dovrebbero comunque avere una procedura molto più lineare e snella rispetto a quelle delle altre regioni. Diciamo non quelle migliori, quelle peggiori, perché noi dovremmo avere sempre come riferimento un modello burocratico amministrativo che è quello del nord, quindi andremmo verso quella via. Sulle estrazioni petrolifere, abbiamo fatto prima accenno alle royalty, sì. Qual è la posizione della Lega sia su quelle, in merito a quelle su terraferma, che in merito a quelle in mare? Allora, non c'è una opposizione netta, ma c'è una verifica diciamo in loco, e nel caso in cui ci fossero impatti ambientali netti dovremmo utilizzare le best technology al fine di, è vero, salvaguardare i posti di lavoro e quant'altro, però di pari passo alla salvaguardia dell'ambiente. Quindi nessuno vorrebbe stravolgere chissà cosa, però deve essere tutelato l'ambiente così come deve essere tutelato il rapporto lavoro-lavoratori. Quindi comunque necessita che, se noi dovessimo dire no a tutto, diciamo no agli idrocarburi, no alle estrazioni, quindi comunque agli idrocarburi, no alle paleoliche, no alle energie rinnovabili, praticamente ci ritroveremmo assolutamente con risorse energetiche non sfruttate e impoverimento ancora di più rispetto a quanto non siamo già. Pertanto va bene limitatamente la estrazione, però necessita comunque che di pari passo all'estrazione venga tutelata necessariamente la salute pubblica, perché noi siamo in una regione talmente piccola, però talmente alto il tasso di mortalità per tumori, che non possiamo permetterci di non tutelare
i nostri concittadini, noi stessi, perché tutelando tutti, tuteliamo anche noi e le nostre famiglie. Qual è la posizione della Lega sull'acqua pubblica? Sai che c'è stato un referendum, c'è tutto un dibattito su questo argomento. Ecco, la Lega è favorevole all'acqua pubblica oppure diciamo, non disdegna la possibilità di privatizzare il cosiddetto oro blu? Allora, no. Per quanto riguarda la posizione della Lega in merito a questo punto, diciamo che vuole salvaguardare sia l'investimento privato che l'utilizzo pubblico. E mi spiego meglio, cioè l'investimento privato va bene se è calibrato e se segue il principio economico, cioè tu utilizzi una risorsa pubblica, non devi fare utili, perché se hai una risorsa pubblica e la gestisci la devi fare utili fino a un certo punto, però deve essere un guadagno calibrato, quindi non bisogna sfruttare una risorsa pubblica per mettersi degli introiti eccessivi in tasca. E questo mi riferisco a tutte quelle società che gestiscono comunque le piattaforme dell'acqua, che benché pubblica, per la gestione e per diciamo, la commercializzazione in alcuni casi necessitano società private. In Basilicata siamo ricchi di acqua e pertanto è normale che si possa vedere, cioè si possa pensare ad un utilizzo dell'acqua pubblica a 360 gradi, però se non ci fosse una gestione pubblico-privata nell'elargizione o comunque nella commercializzazione, penso che non avremmo un servizio così come ce l'abbiamo adesso. Però nulla toglie che i privati che gestiscono acque pubbliche non debbano arricchirsi alle spalle, a discapito dei cittadini locali. Andiamo ad un tema più diciamo localistico, ma che in realtà abbraccia poi un principio, che è quello della partecipazione pubblica in società private. Mi riferisco al caso di Tecnoparco. Ecco, se lei dovesse essere eletto consigliere regionale, anche in qualità diciamo di cittadino di Pisticci, dove Tecnoparco si trova, cosa intende fare? Cioè intende sollecitare la possibilità che la regione abbandoni il suo 40% detenuto attraverso il consorzio industriale, oppure dal suo punto di vista va bene così, cioè è giusto che la regione abbia questa partecipazione nel capitale di Tecnoparco? Allora, il capitale di Tecnoparco, la regione, se non mi sbaglio, partecipa il 40% all'interno di Tecnoparco, quindi diciamo che non ha un controllo, perché l'altro 60% dovrebbe essere diviso tra altre due società. Altre tre società. Non ha il controllo, ma ha una partecipazione. Io, a dire la verità, non ho mai visto quanto sia l'introito della regione Basilicata per il 40% di appartenenza alla società. Però posso pensare che quel 40% potrebbe essere utile alla trasformazione della società stessa, che magari possa utilizzare delle migliori tecnologie per evitare inquinamenti eventuali. Mi rivolgo ai miasmi, mi riferisco ad altri tipi di inquinamento che potrebbero, dico uso il condizionale perché è d'obbligo, potrebbero essere frutto di emissioni della Tecnoparco stesso, così come potrebbero essere frutti di altre società che sono ubicate lungo il corso del fiume. Naturalmente è un discorso ipotetico quello che certo dice. Pertanto io ritengo che quel 40% della regione debba continuare ad essere, restare all'interno del Tecnoparco, anche in funzione di un diciamo un organo di controllo, perché potrebbe essere garanzia della regione stessa avere una parte della regione all'interno di quella società che controlli e monitori dall'interno il funzionamento stesso, senza escludere che con la partecipazione della stessa regione col 40%, quindi dall'interno della società, si possa spingere affinché, diciamo, la mission possa cambiare utilizzando nuove tecnologie al fine di abbassare, nel caso ci fossero degli elementi di disturbo e quindi di inquinamento, o eliminare del tutto la possibilità di inquinare. Cosa fare per combattere efficacemente lo spopolamento, che è una delle piaghe che affligge la Basilicata?
Allora, il ripopolamento sta a cuore alla Lega, così come sta a cuore sicuramente a ogni cittadino lucano. Siamo diventati e stiamo diventando da qualche anno a questa parte una regione con una densità demografica pari, anzi inferiore, alla sola città di Bari. Quindi necessita inventarsi qualcosa, perché davvero bisogna inventarsi qualcosa di serio affinché le persone restino in Basilicata. Già alcuni provvedimenti sono stati posti in essere, però sono localizzati tipo in alcuni comuni virtuosi come Viggiano. Viggiano, a differenza di Questicci che prende 7.500 euro di royalty all'anno, Viggiano ne prende 1.200.000, Quindi è anche più quindi facile essere virtuosi in può qualche essere modo. virtuoso e può permettersi da solo di, con delibere di giunta, di dare ai propri cittadini, coloro i quali vorrebbero restare all'interno dello stesso paese, degli incentivi tipo fondi perduti al 60% per chi apre un'attività commerciale, un'attività artigianale o un'attività di studio come avvocatura o quant'altro. Quindi bisognerebbe effettivamente studiare la possibilità di incentivare lo stand-by in Basilicata. Quindi penso che una formula giusta sia proprio incentivare i piccoli professionisti o i piccoli artigiani o coloro i quali vorrebbero aprire una piccola attività e non sanno come fare. Quindi incentivare questi ragazzi, ma non i soliti 5 anni, così come siamo stati abituati a vedere con alcune leggi regionali che pure hanno sicuramente dato una spinta all'economia, però non sono sicuramente risultati bastevoli. Quindi dovremmo inventare qualcosa per favorire, ecco, il ripopolamento. Avvocato Fina, un altro dei problemi che attanaglia la Basilicata è sicuramente il dissesto idrogeologico. Se ne parla sempre, spesso se ne parla dopo le tragedie. In concreto, cosa intendete fare voi per risolvere o comunque per programmare la risoluzione dei problemi? Allora, innanzitutto bisogna stabilire un fondo che sia sicuramente molto più ampio di quanto non abbia attualmente a livello regionale. Io so che i fondi per il dissesto idrogeologico sono sempre fondi difficili da reperire. Quindi la prima cosa che farà il nuovo governo è quello di reperire fondi e mettere in campo nuove progettazioni e dare voce a molti tecnici dei nostri paesi affinché monitorino e oltre a monitorare riescano a sviluppare progetti di conservazione e tutela dei nostri territori. E concludiamo come sempre con una specie di spot. Perché il cittadino elettore dovrebbe votare Rocco Fuina? Il cittadino elettore, non sia soltanto quello pisticcese, potrebbe, metto il condizionale, potrebbe votare Rocco Fuina perché potrebbe essere espressione di una esperienza politica consolidata, perché questa persona sicuramente non ha interessi personali da spendere in regione, ma vorrebbe solo e semplicemente portare le istanze di questo territorio che da tantissimi anni è vessato. E viene vessato sicuramente da persone che attualmente non sono e non ricoprono incarichi pubblici regionali. Pertanto chiedo un sostegno a tutti voi affinché le istanze di questo territorio, le istanze del Metapontino, dell'entroterra materano, dell'alto materano, possano essere finalmente portate sui banchi e sugli scranni più alti di questa regione. Ringraziamo l'avvocato Fina per questa Grazie a chiacchierata. voi. Facciamo in bocca al lupo naturalmente per la campagna elettorale che è in corso. Ricordiamo per chi volesse che è possibile contribuire, fare un'offerta per la frana di Comarico, quindi per tutte quelle persone che hanno subito danni diretti o indiretti dallo smottamento, c'è il conto corrente che vedete inquadrato. Chi vuole quindi può contribuire tranquillamente. Noi ringraziamo l'Associazione De Matine che ci ospita qui a Casa Edizia e vi diamo appuntamento alla prossima puntata del Caleidoscopio a Casa Edizia. Grazie e buona serata.